Ehi la ciurma, io sono Mazze Tess e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Chandran Alarm Magic Duels Origins, la campagna appunto di Chandran Alarm. Nello scorso episodio abbiamo distrutto tutti degli automi che abbiamo trovato in una fonderia che si erano attivati. E appunto dopo la distruzione della fonderia, del tutto accidentale ma palesemente dovuta alla tua magia di fuoco, tu e la tua famiglia fuggite in una zona di campagna per nascondervi da Baral. Ah, la famiglia la copre pure? Non so più i giovani di una volta. Le creature selvagge che incontri qui dapprima ti intimoriscono, ma presto ti rendi conto che i loro attacchi sono altre occasioni per allenarti con la tua piromanzia. Quindi abbiamo delle belve feroci. Un bianco rosso forse. Come la spalleggio. Sta qua ha distrutto una fonderia per triliardi di debiti e voi... Scappiamo. Non pagheremo mai i nostri debiti. Bestie selvagge di... Buon per loro. Allora, noi giochiamo per primi e abbiamo un incendiapira, un elementale demone di fuoco e uno sdegno di Chandra. Questa è nuova, credo. Infligge 4 danni a una creatura bersaglio e 2 danni al controllo di quella creatura. Ottimo, mi piace. Mantieni la mano, sì, andiamo con una montagna. L'incendiapira non possiamo giocarlo, ma... È un po' un gigante di vetro l'incendiapira, nel senso che può diventare con un attacco mostruoso, ma non ha difesa. Pure sbirluccicosa. Calca di scudati. All'inizio del tuo mantenimento. Sì, perché ho detto... No, era palese che era un verde. Io ho detto bianco-rosso. Secondo me sarà un verde-rosso invece. All'inizio del tuo mantenimento, se controlli 5 più terra, metti 4 segnalini più uno sulla calca di scudati. Oh, dei. È un buff mica da poco. Adesso non è un problema perché ha poca mana, ma credo che non sarà l'unica che ha. Artefatto di equipaggiamento, la creatura in equipaggiata prende più 0, più 2 e a raggiungere. Oh, porca pupazza. Sì, ok. Allora, cos'è che abbiamo pescato? Furia di Chandra, infligge 4 danni a un giocatore e 1 danno a ogni creatura controllata da quel giocatore. Ok, non è male. Andiamo con l'incendiapire, quindi. Che non è granché, ma potrebbe comunque permetterci di seccargli quel... quella calca di scudati. Ma non attaccherei ora come ora. Preferirei piuttosto avere il buff... per evitare che lui magari non possa... per stare più tranquillo, ecco. Anche se ora lui si è equipaggiato quello e non è... non è nulla buono. Allora, io attiverei questa per... fargli un 4-1. E io attaccherei. Probabilmente mi blocca, ma se mi blocca ci moriamo entrambi. E lui perde anche l'equipaggiamento. Non blocca. Non blocca. Anche perché quelli, se per caso lui avesse più terre. Quante terre? 4 forse. O 5. Cos'è che dice? 5 più terre. Quindi tra 2 turni al minimo. Allora mi dice, gioca un elementare demone di fuoco. Ok, che non è male. 2 danni. 4 danni a una creatura e 2 al controllore. Ma non lo brucerei per quello. Sì, giochiamo un elementare demone di fuoco, dai. Anche se ora non posso attaccare con un Kai. Cioè sì, potrei attaccare con questo. Sì, posso attaccare con quello. Mi sopravvive all'altro. Aia, no, non mi sopravvive. Porca di una miseria. Santi numi, ho perso il demone di fuoco per una cavolata del genere. Thank you.
È salto il blocco, non posso permettermi di sacrificare l'incendio pire. Cribbio, quello. Oddio. Non mi sta per niente piacendo questo inizio partita. Che per la fin fine il rosso dovrebbe essere un mazzo rapido. E invece io la vinco sempre all'ultimo, cioè al pelo verso la fine. Questa potrebbe essere un'ottima cosa da utilizzare contro quella, eh. Ah no, 4 al giocatore e 1 a ogni creatura. 4 a una creatura e 2 al controllore. Due danni a una creatura. Oppure il demone di fuoco. Ma io userei questo. Questo è un istantaneo. E se avessi un'altra stregoneria istantanea nel cimitero potrei seccare quella. Mi dice attacca con questa? Perché dovrei? Mi ci morirebbe, grazie. No, perché quello è tappato. Sì, andiamo. Certe volte non noto delle cose che sono ovvie, come il fatto che lui fosse tappato, ma è questione di poca abitudine. Prendiamo un danno anche noi. Not good. Ha delle creature troppo brutali. Se blocca prende più 2 più 2. Quattro a un giocatore e 1 a ogni creatura. Ma se usassi questo non gli secco nessuna creatura. E non avrei neanche... Sì, no, avrei abbastanza per utilizzare questo. E quindi seccare la calca di scudati. Sì. Ci sta. Ne sarebbe il tasso, effettivamente, ma... Potrei eliminarlo attaccando. Ah, ma questo rimane... Quello rimane là? Cribbio, è vero, non ho considerato il fatto del più 2 più 2. Ma questo perché rimane qua questo artefatto? Non dovrebbe essere scartato quando va via la creatura, no? Boh. Bella storia. Si è messi malissimo. Cioè non malissimo, peggio ancora. È un 2-4 adesso, eh. Che può diventare 4-6 se per caso difende. È l'unica che ho. Ah, questa è andata. Non credo che abbiamo la possibilità di riprenderci in fretta dalla situazione drammatica in cui siamo ora. Salvo qualche stregoneria particolare. No, non lo blocco, ma neanche morto. Perché mi dice di bloccarlo? Questo qua ha tocco letale. Se mi attacca questo muore.
Non sacrifico l'elementare del fuoco per quel pezzente là. Felice di Chandra, volare rapidità. Giochiamola. E attacco con questa, per il fatto che tanto non può essere bloccata. Ah no, Cribbio a raggiungere! Santi numi! Errore stupido proprio da Nabbo. Con la tela di ragno... Non l'ho considerata. Mi sentivo a posto, ho detto almeno la Fenice di Chandra non può essere fregata perché non ha creature con volare. Ma c'è quella tela di ragno del Menga, per cui ho sacrificato un'altra creatura per nulla. Come l'altra di prima, tra l'altro. Salto, perché quello è un 4-6. Vorrebbe dire che mi ci muore a gratis. Io andrei a seccarlo con questo, sto giro. Mi ci muore. Vabbè, però almeno glielo uccido. E cosa gioca ora? Pure, ci mancava pure questa. Ma che mazzo sgravio è questo? Ma dai. E indovinate cosa? È il terzo capitolo della campagna di Chandra. Chissà come mai il terzo è sempre quello più impossibile e impestato di tutti. Salvo per Gideon. Gideon non è stato difficile il terzo, mi pare. Ah no, il terzo era quello dei soldati. Sì, l'ho dovuto rifare una volta quello. Bello. Primal Hunt Beast. Era nel nostro mazzo l'anno scorso. Ora mi spiegate come posso fermare sta roba qua. Cioè, con un mazzo nero che distrugge tutto poteva anche essere... La tela di ragno è trasferibile? Oddei. Lo so che devo giocare questo perché non ho altre possibilità, ma non ha niente. Distrugge un artefatto bersaglio. Oh, la tela di ragno oppure il bastone. Io toglierei la tela di ragno. Quella sotto. Perché così almeno la Fenice può passare indisturbata. Infatti. Non so quanto potrà salvarci la vita, però. Ma averlo pescato prima, sto nano qua, sto vandalo maniaco. Chi è questo? Bella storia. E cosa pesco? Una montagna. Questo giro o sacrifico tutto o muoio. Mi ha ridotto nella difensiva più difensiva possibile. Eccola, allora, vediamo cosa possiamo fare. Allora, queste due tanto ci muoiono. Questa può salvarsi. Allora, io andrei a seccare questo, che è molto fastidioso. Tra quei due cos'è che è più scomodo? Questo cos'è? Preferisco quello.
E questo non so se sacrificarlo contro il worm. Devo. Perché sennò il giro dopo sono fregato. Una miseria. Cos'è, un mazzo nero con che ha lifelink? Guadagnerà un botto incredibile di punti vita. E cosa mi prendo? Un giovane piromante. Che mi dura giusto il tempo per schiantarsi contro una di quelle e poi lasciarmi con un punto vita. Sì, che poi cosa mi incavolo? Ho fatto due errori proprio mostruosi, eh. Cioè, ho schiantato due tizi contro il tasso rosso là. Posso distruggergliene una e fargli 3 danni. Ah no, e fargli 6 danni, che roba, allegria. Perché ho pescato 2 fenici di Chandra? Ok, però non posso giocarle. Niente ragazzi, è andato. Io vi invito a lasciare un mi piace se per caso l'episodio vi fosse piaciuto, anche se sono un nabbo assurdo, e a iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, io vi saluto, vi auguro una buona giornata a tutti. Ciao!